invece Mr. Fantasy, tutti sono contenti che c'è, quando lui non c'è, tutti sono tristi. Fantastico! Oh, buongiorno a tutti, benvenuti allo spazio dedicato ai bimbi, Mr. Fantasy, tutto per voi piccolini. Allora, oggi abbiamo un gioco bellissimo, si chiama il gioco della magica carta. Guardate, allora, come si fa? Prendete un mazzo di carte a caso, questo qua. Ma okay? Non è a caso quello. Vabbè, che c'avete, un mazzo di carte voi? No. Allora, questo è l'unico mazzo di carte a caso che ci abbiamo. Allora, prendetelo. Prendete, aprite, scegliete una carta a caso, che ne so, senza guardarla, e poi ci mettete una mollettina piegandola. Eccola qui. Ecco, vedete, la mollettina è simbolo di onestà, perché con la mollettina la carta viene identificata e non può essere sostituita. Così, mettendo la mollettina, la carta è ben stretta e identificata. Mr. Fantasy, si è capito? Sì, ok. Perché altrimenti uno potrebbe sostituire la carta, ma invece mettendo la mollettina uno non può sostituire. Mr. Fantasy, andiamo avanti? Ma questo non sta bene. Sì. Andiamo avanti, ok. Allora, una volta che avete scelto la carta e ci avete messo la mollettina, la mettete qui bene in vista, ecco qua, con la mollettina, che la mollettina serve perché non si può sostituire la carta. Abbiamo capito! Sì, ok, vabbè. Allora, adesso un bambino chiama da casa e vedrete che lui dirà una carta e sarà proprio la carta che Mr. Fantasy ha scelto con la mollettina, che la mollettina serviva per, diciamo, basta. Va bene. Ok. Allora, pausa pranzo, Vediamo chi ci sta, vediamo, vediamo. Pronto, chi c'è? Ciao, sono Gianluca da Torino. Bene, e ci vediamo la settimana prossima con tanti no, giochi. No, Mr. Fantasy, deve finire il gioco. No, non si può fare questo perché deve chiamare... Non va bene, non si può fare così, bisogna perché? Farlo... Perché deve chiamare... L'ho già detto alla regia, deve chiamare Marco da Roma per fare sto gioco. Ma lei lo deve fare col bambino che ha chiamato adesso. Ma non si va a fare, già io ho detto, rincoglioniti. Ho detto, questo gioco lo potremmo fare, però deve chiamare Marco da Roma. È proprio il gioco che si chiama la magica no. carta di Marco da Roma. Va bene? Dai, sigla, vai. Non si può, lavorare così con questi. Non si può lavorare, non si può lavorare così. Che c'è, quando lui non c'è, tutti sono tristi. Fantastico!